Ma ciao a tutti, amici di Apple Caffè. Oggi sono particolarmente contenta perché sto per parlarvi di un'occasione straordinaria, di un regalo che abbiamo la possibilità di offrirvi grazie al nostro canale Apple Caffè, solo per voi che ci guardate, che siete iscritti a questo canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi per seguirci e per ottenere altri bei regali come questo. In realtà non sono io a offrirvi questo regalo, ma sono gli sviluppatori di questo software utilissimo per Mac. Stiamo parlando di Winx DVD Ripper for Mac. Winx DVD Ripper per Mac serve per poter estrapolare da un DVD in cui avete dei film, qualsiasi tipo di video, qualsiasi tipo di file audiovisivo, estrapolarne il contenuto e creare un file che si potrà conservare o all'interno del proprio Mac o su qualsiasi supporto esterno, come per esempio un hard disk, una chiavetta USB, per poterli guardare comodamente in qualsiasi situazione, anche senza un lettore DVD. E soprattutto per renderli eterni. Infatti, noi non stiamo parlando di questo software per incoraggiare la pirateria, assolutamente no. Noi stiamo parlando di uno strumento che consentirà di rendere eterni i contenuti audiovisivi di una vostra library, di una vostra biblioteca digitale, poiché, come ormai si sa, anche i DVD non sono eterni. Un programma di cui vi abbiamo già parlato nei mesi scorsi, anche in questo canale YouTube, parlandovi della sua versione gratuita, che è già di per sé molto utile, ma che differisce ovviamente con la versione completa del software per tante opzioni, tra cui la possibilità di scelta del formato con cui poter riversare il contenuto che è presente in un DVD all'interno del Mac. Quindi, tanto per fare un esempio sulle differenze tra la versione completa, che normalmente costa più di 45 dollari, e la versione gratuita, una di queste cose è la possibilità, per esempio, di scegliere non solamente di riversare il file video presente in un DVD all'interno del Mac per conservarlo in versione, per esempio, H264. Si potrà scegliere tra tanti altri formati, sia audio che video, quindi dall'MP4 al MOV, l'M4V, l'AVI, l'MKV, Windows Media Player, i formati MP3, i formati audio professionali, l'MPEG-2, i formati compatibili al 100% con iPhone, con iPad, con Apple TV, per gli smartphone Android e addirittura nella versione completa è possibile anche aggiungere sottotitoli, editare manualmente una serie di cose che normalmente non è possibile fare quando si usa la versione gratuita. Se volete poi vedere il tutorial in cui vi abbiamo spiegato come funziona questo semplicissimo programma per Mac, perché è davvero semplice da usare, potete tranquillamente andare a vedere il nostro video precedente fatto pochi mesi fa cliccando qui. Se ci state guardando da uno smartphone o da un tablet, per trovare il nostro video dovete semplicemente guardare nella nostra video gallery. Ora, la notizia importante è che se vi sbrigate in questi giorni, quello che potete fare è voi e soltanto voi che state guardando il nostro video nel nostro canale YouTube, scaricare la versione completa, quindi la licenza completa di questo programma a 0 euro, quindi gratuitamente, grazie a questa offerta unica che vi consente, cliccando sul link che metteremo nella descrizione di questo video, e andate a finire sulla pagina del sito degli sviluppatori che vi consente di scaricare a titolo assolutamente gratuito la versione completa di questo programma. Dovete scegliere il download dove c'è il tasto verde e la scritta Get Giveaway Version, che vuol dire ottieni la versione in modalità donazione, tanto per dirla in italiano. Che ripetiamo, non è la versione gratuita, è la versione a pagamento che per un periodo limitato vi viene offerta a 0 dollari o 0 euro. Questa versione, essendo la versione completa, ha anche la possibilità di estrapolare i contenuti audiovisivi anche dai DVD normalmente protetti. Come vedrete scritto nel sito, questa versione che viene donata ha la particolarità però di non essere automaticamente rinnovata ogni anno, altrimenti avreste continuamente un regalo da parte degli sviluppatori, no? Questa modalità fa sì che voi possiate usare per un anno soltanto e non si rinnoverà automaticamente questa versione normalmente a pagamento. Infatti vedrete scritto no free update. Se volete comunque potete anche approfittare di un'ulteriore offerta che vi consente di acquistare la versione completa che avrà anche gli aggiornamenti gratuiti, però in questo caso acquistandola con l'80% di sconto. Quindi quello che vi raccomando di fare è approfittare di questo dono finché c'è ed utilizzarlo come meglio volete. Bene, sperando quindi che questo regalo di inizio 2016 vi sia gradito. Se è così, mettete dei pollici in su nel riquadro video YouTube e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale perché vedete che vi conviene. Tanto è gratis iscriversi e basta un clic qui sotto in basso a destra sul loghetto di Apple Caffè. Potete trovare le nostre notizie ogni
ogni giorno nel nostro blog applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, sul nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. Grazie anche questa volta per averci seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!